Fine primo tempo The Gunners Iron Wild, siamo qui con Amendola, descrivici questo primo tempo. Sì, è stato un primo tempo combattuto, come sempre, però secondo me abbiamo giocato un buon primo tempo. Ovviamente. Ma la partita è lunga, quindi non dobbiamo mollare, anzi dobbiamo dare ancora di più tutto quello che abbiamo per portare a casa i tre punti. Siete in vantaggio di due gol alla fine del primo tempo. Cosa fare nel secondo per mantenere il risultato? Ma giocare in maniera intelligente, quindi gestire anche i momenti che verranno. E quando possiamo dobbiamo attaccare. Va benissimo, grazie mille, in bocca al lupo. Crepi. Fine primo tempo Iron Bile The Gunners. Siamo qua con Marisca, descrivici questo primo tempo. Non siamo quasi entrati in campo, i Gunners stanno giocando molto bene, come già sapevamo, perché sinceramente penso siamo le due squadre più forti del torneo, però anche noi siamo entrati molto molli, deconcentrati, dobbiamo svegliarci. Ecco, cosa fare nel secondo tempo per recuperare questi due gol e magari prendersi la vittoria? Magari più densità a centrocampo, qualche fallo tattico che comunque fa parte del calcio, perché passano troppo facilmente e dobbiamo centrare la volta. Va benissimo, grazie mille. Fine partita di Gunners Iron Wild, siamo qui con Curcio e Michelino, i migliori in campo delle loro rispettive squadre. Partita finita sul 5-3. Ecco Michelino, partiamo da te, descrivici la partita dal tuo punto di vista. È stata una partita calcisticamente perfetta, bella, le due squadre forti e sicuramente andremo fino in fondo. Loro hanno meritato, hanno qualcosa in più rispetto a me, noi ci è mancato. Massimo. Ecco, alla fine del primo tempo, grazie alla mia coach, eravate in vantaggio di due gol. Cosa è successo secondo te nel secondo tempo? La fatica ovviamente si è fatta sentire, alla fine gli Iron Wild hanno sfruttato questo momento. Esattamente, ecco, in vista delle prossime partite cosa fare per... Dobbiamo ingegnarci, risolvere quelle che sono state queste piccole carenze, arrivare fino in fondo insieme alla ragione. Va benissimo, caro, a cui dedicare i gol alla prestazione di oggi. Alla squadra. Va benissimo, grazie mille, in bocca al lupo. Voglio solo dire una cosa. In primis sono 20 agli avversari, ma il capitano Visone è una luta. Grazie, grazie. Ha buttato le pizzette, ne ha buttato una pizzetta a me, è una luta. No. Ma sai chi l'ha buttata? L'arbitro. Corruzione? Adesso siamo qui con Curcio, migliore in campo in assoluto, possiamo dire, di questa partita. Oggi tre gol per lui. Ecco Curcio, faccio la stessa domanda anche a te. Descrivimi la partita dal tuo punto di vista adesso. Ma da fine alla fine, una partita davvero combattuta, sarebbe una finale per lui. Abbiamo giocato bene, i primi minuti siamo calati un po', poi ci siamo ripresi man mano. Lo spirito di squadra è quello che conta, siamo sempre affiatati, non vogliamo mai mollare, questo... Fortunatamente ci ha portato alla vittoria. Ovviamente, cosa è successo secondo te nel secondo tempo che addirittura vi ha fatto non solo rimontare i due gol di differenza, ma di portarvi anche in vantaggio di altri due gol? Ci abbiamo creduto fino alla fine, questo è. Ci siamo messi fine primo tempo e ci siamo raggruppati, abbiamo fatto solo forza e coraggio per portare questi tre punti a casa. Una domanda dallo studio, si può? Ma alla fine avete vinto la partita perché Ivan si è fatto male nel riscaldamento? Sì. Ok, confermi. Non ci è mancato il suo sostegno in campo. Grandi! A chi dedichi questa vittoria? Dopo il bagno la dedico alla mia squadra, a mia moglie e a mio nipote. Ciao caro!